Ragazzi, ed eccoci qui, tornati con un nuovo video. Oggi, dopo 10 giorni di pausa, siamo qui 10 giorni di pausa perché ero in Sardegna. Se mi seguite su Instagram lo sapete già, visto come su qualche storia. Ma ora sono tornato, riprendo i video, continui qua e vediamo un po' se fare a club sulla Juventus. E stasera si parla di Inter-Lazio. 92esimo sono, sempre di recupero, ne mancano 4. Tason si è bloccato perché fa cagare, ma comunque sia, 3-1 Lazio, impressionantissimo. Mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, campanella, commentate e condividete il video, mi raccomando. E naturalmente adesso non è che mi è in diretta, Tason fa schifo al cazzo. Chi l'ha inventato? Non lo so, quei droghe si faceva. Comunque sia, a parte questo, l'ho rimesso per bene. Allora, vi devo dire, seguitemi sui miei profili social, mi raccomando. Devo dire che questa partita mi è piaciuta parecchio. Parliamo anche di Monza-Udinese, eh? Parliamo anche di Monza-Udinese, faccio un video unico. Monza-Udinese che è finita 2-1, però mancano ancora 3 minuti, 3-1 per la Lazio. Impressionantissima partitona della Lazio. Impressionante secondo tempo, più che altro dopo, cioè non l'inizio, dopo il gol dell'Inter. Si sono svegliati in ogni impressionante, ne hanno fatti 2. Il primo tempo è stato più combattuto, diciamo, più meno gol e più battaglia, più lotta, più meno, non posso dire, meno classe, più, capito? Questo intendo dire. Più battagliamo, se va bene, più dal centro storico, se la vogliamo dire un po' così, ma però niente, comunque sia, ha segnato la Lazio nel primo tempo, ha pareggiato l'Inter. Ora la Lazio cerca di tenere questo possesso, mancano poco più di 2 minuti. Devo dire che, allora, Lazio gioca veramente bene, si vede il calcio di Sarri dopo un anno, direi, si deve vedere. E l'Inter comunque ha giocato bene pure loro, però poi si sono addormentati nel corso del tempo, dove è pareggiato, si è incattato dalla Lazio lì. Non puoi non, come parlo prima di questa partita, dove siamo qui per finire, poi vi parlo di Monza-Udinese. L'Inter non può addormentarsi così, si è proprio addormentata e la Lazio ne ha approfittato, ha fatto 2 gol. Primo lo sono aperto, gol bellissimo in croce e poi Pedra, tipo a giro, roba impressionante, l'hanno fatta sembrare facile, quando non era facile per una bella sega. Lo sono aperto subentrato peraltro e la Lazio veramente mi è piaciuto come ha giocato, non inizio nel secondo tempo ma il resto sì, anche il primo tempo ha giocato bene comunque. Devo dire che comunque sia, sul gol si sono addormentati. Sul gol c'è stato prima il gol di... ha tirato Lautaro proprio del para. Il Caprolli si è comportato bene. Sul gol non ha colpe. Sul gol, secondo me, non ha colpe Provedel. Ma Provedel ha fatto una buona partita anche lui, devo dire. E ce l'ha fatto. Non ha fatto bene la difesa dell'Inter per una sega di nulla. Soprattutto sul primo gol sono rimasti immobili, quando, non il calciatore, ma loro proprio. Ma e lì ha segnato cosa? Felipe Anderson. Non mi ricordo se aveva già segnato l'Inter e aveva già segnato la Lazio. Ma adesso mancano poco più di 30 secondi. Ma insomma, diciamo che l'1-1 è equilibrato nel primo tempo, ok. Nel secondo tempo si è ricattata l'Inter, ha fatto il 2. No, scusate, mi sono sbagliato. Immobile stava per segnare il paratone di Handanovic. Handanovic ha evitato un disastro più grande, secondo me. Ha fatto delle belle parate, inclusa questa ora di Immobile. Mi sono sbagliato, scusate. Ha segnato su errore della difesa, coso, soprattutto di Bastoni e Di Marco, che erano loro due lì in quella situa. Felipe Anderson, e poi ha pareggiato nel secondo tempo Lautaro Martinez su una spizzata di Dumfries. Finisce ora la partita, impressionantissima vittoria di Lazio, 3-1, 3 points. L'Inter perde, si è addormentato per il gol del pareggio. Il gol del pareggio è arrivato poco dopo, nel secondo tempo, dove la Lazio era addormentata e poi la Lazio è diventata, l'ha fatto poi il resto del tempo, l'ha fatto molto bene dal pareggio di Lautaro, con l'impressionante Luis Alberto subentrato e Pedro subentrato, ha azzeccato proprio i cambi Sarri, si vede il calcio di Sarri com'è, si vede, giocano bene, dopo un anno infatti si deve vedere, c'è la pubblicità e devo dire che mi è piaciuto. Ora parlo di Monza-Udinese, se no questo video della vita siamo a 5 minuti,
Monza Udinese ha vinto l'Udinese 2-1. Devo dire che il Monza non si meritava di perdere, però devi anche vincere naturalmente. Berlusca, ho letto che si è incazzato con l'arbitro, Di Bello sarebbe chiamare di brutto, lo giocavano in 12, ma non sono per niente d'accordo. Qualcosa da pure dire è Berlusca, per usare un po' come scusa. Io direi che questa rivoluzione della squadra, prima volta in Serie A nella storia, sta incidendo parecchio. Io avevo proprio pronosticato un 2-1 nella partita di quella lì, ho pronosticato anche qua Lazio-Inter 1-2, però è successo 3-1, però lì l'ho azzeccato. Il Monza Udinese ha vinto l'Udinese 2-1 e ho azzeccato. Allora, devo dire che il Monza, secondo me ci stava 1-1, ragazzi, ci stava un bel 1-1 e bella lì. Però te non puoi devi vincere d'ora, dopo tre partite non c'hanno punti. Vediamo un po' che combina il Monza. Però fare rivoluzione così la squadra non fa bene. E diciamo l'esperienza in Serie A ovviamente manca, visto che è la prima volta in Serie A quest'anno nella storia del Monza proprio. L'Udinese invece, se non ha esperienza in Serie A ormai da anni, stabile in A, che fa la sua salvezza tranquilla anche di più. Cioè, nel senso, poco sotto del decimo posto. Quindi, insomma, è una bella differenza rispetto al Monza. Quindi questo secondo me incide parecchio. E poi rivoluzionare la squadra così non fa bene. Non fa bene assolutamente. Basta l'esempio della Juve del 2015, che ha rivoluzionato la squadra e la partita di merda. Poi ho vinto il campionato, va bene, però quello è stato un caso unico, raro. Capito? Cioè, ovviamente non succederà col Monza. E quindi, insomma, non fa bene, non fa bene. L'ha fatto bene alla Juve, non fa bene manco al Monza. Ora vediamo se qualche punticino lo piglia. La prossima è Roma-Monza. Vediamo, l'Udinese comunque ha giocato benino, ma aveva segnato il Monza, poi ha pareggiato l'Udinese e poi ha fatto il 2-1 l'Udinese. Nel secondo tempo ha fatto il secondo, quasi verso la fine, dopo la mezz'ora, dopo l'ora di gioco, scusate. E quindi, ragazzi, io penso che così, insomma, non ce la fanno avanti. Cioè, il Monza deve darsi una bella svegliata. Vediamo un po' che succederà. Non sono per niente d'accordo. C'è sta cazzo, musica in la Formula 1 per Kerz. Non sono per niente d'accordo con Berlusca sul fatto che il Giacomo in 12, secondo me, l'ha arbitrato bene. Come in coso. Vabbè, ragazzi, come in Lazio-Inter, vabbè. Ci vediamo al prossimo video. Devo dire l'arbitro ce ne sono gestiti, va bene comunque, se vi interessa sapere questa. Ci vediamo al prossimo video, che sarà, non lo so, penso il post partita delle qualifiche della Formula 1 di domani e poi il post partita di Juve Roma e forse la reaction, non lo so. Questa giornata. E ci vediamo al prossimo video, ciao.